Quindi adesso questa versione qua la cancelliamo perché non abbiamo dato le definizioni relative e ci teniamo solo questa versione qua. Per adesso dobbiamo dimostrare questa versione qua. Ok? Cominciamo a dimostrare la seconda formula. La seconda formula è molto semplice. Allora, se io devo andare a integrare su t f per i 2 i, scusate, df in dy xy in dx dy, questa qui è uguale. Da una parte l'integrale doppio uguale all'integrale tra a e b, formula di riduzione per gli integrali sugli insiemi a bandiera, dell'integrale tra alfa di x e beta di x, di df in dy, calcolato xy, in dy, poi calcolato in dy. Però questo integrale, questa derivata è fatta rispetto a y, questa integrale è fatta rispetto a y, la x la tratto come un parametro, quindi quella là come funzione di una variabile. Chi è una primitiva di questa? È f di xy. Quindi questo qua che cos'è? È l'integrale tra a e b. Qua devo fare f di xy valutato tra beta di x e alfa di x in x, quindi qua mi viene integrale tra a e b di f di x beta di x meno f di x alfa di x. Quindi questa integrale si scrive subito su. Oh, e l'altro che richiede allora, vi ricordate questi quattro pezzi? Queste sono le quattro parametrizzazioni. Uno, due, le quattro parametrizzazioni. La prima, la seconda, la terza e la quarta. In questi quattro pezzi io devo andare a scrivere anche nella seconda formula mi serve c'ho la funzione f, ma poi c'è anche la funzione n2, quindi mi serve anche n2. Chi è n2? Allora, mi ricordo come fa tau ni, qua ni è fatto così, qua ni è fatto così e qua ni è fatto così. Quindi nel primo caso, allora andiamo a distinguere i casi. Io vado a scrivere qua, invece di scrivere norma di Delphi eccetera, vado a scrivere tau e ni. Chi è tau? Tau è 1 alfa primo fratto la radice di 1 più alfa primo quadro. E chi è ni? Allora, per fare il vettore ortogonale rispetto, allora se io
voglio ruotare un vettore di 90 gradi, cosa faccio? Cambio due componenti, scambio le due componenti e una delle due cambio segno. Ora però, scambiare le due componenti, ni, il denominatore rimane uguale, il numeratore scambio le componenti, cambio segno. Perché devo cambiare questo segno e non l'altro? Potrei cambiare l'altro, perché io devo scegliere la componente, diciamo il vettore della, il versore della normale esterna, cioè quello che punta verso l'esterno. Allora qua è chiaro che quello che punta verso l'esterno, la seconda componente c'è la negativa. E allora se la seconda componente deve essere negativa, qui ci deve stare un 1. Viceversa, qui funziona tutto in maniera analoga. Soltanto che il ni, chi è in questo caso? Stavolta ni è meno beta primo di t 1 fratto la radice di 1 più beta primo di t al quadrato. Per quale, quale motivo stavolta cambio l'altro segno? Perché stavolta il versore della normale esterna punta verso l'alto e quindi la seconda componente stavolta deve essere 1. E questo è il secondo caso. Nel terzo caso, chi è ni è 1, 0, quando di in questo segmento è verticale, la normale esterna è orizzontale, punta verso destra. E nel quarto caso, anzi 1, 0, sempre in verticale, e nel quarto caso mi è uguale a meno 1, questa quarta parametrizzazione, chiaro? Quindi quelle sono le normali. Ok, allora andiamo a vedere se funziona. Adesso dobbiamo andare a fare l'integrale tra sulla frontiera di t di f per mi con 2 in ds. Allora cominciamo con l'integrale sul primo pezzo. Devo fare l'integrale tra a e b di f di t alfa di t. Poi che ci devo mettere? La seconda componente della normale esterna, che è meno 1 fratto la radice di 1 più alfa primo di t al quadrato. Poi ci devo mettere la norma di f di t in dt. La norma di f di t in dt è esattamente la radice di 1 più alfa primo di t al quadrato in dt più. Come vedete questi due pezzi sì. Poi c'ho più l'integrale tra a e b di f di t beta di t per 1 fratto la radice di 1 più beta primo di t al quadrato per la radice di 1 più beta primo di t al quadrato di t. Perché stavolta non c'ho il meno? Perché nella seconda parametrizzazione la seconda componente di ni era 1 fratto questo e non c'era il meno. Poi dico che ho finito perché io avrei ancora altri due integrali, quello con la terza parametrizzazione e quello con la quarta parametrizzazione, però in ambedue gli integrali compare il ni 2. Ni 2 che è la seconda componente di ni, ma la seconda componente di ni quanto fa? 1, 0, la seconda componente quanto fa? 0. Meno 1, 0, la seconda componente quanto fa? 0. Quindi quegli altri due integrali non ci sono. Allora, andiamo a guardare. Qua cosa c'è scritto? Integrale tra A e B di f di t beta di t in dt
meno integrale tra a e b di f di t alfa di t del t. Sopra che c'è scritto? Integrale tra a e b di f di x per di x in dx meno integrale tra a e b di f di x alfa di x in dx. Ma saranno la stessa cosa o no? Il fatto che la variabile di integrazione si chiami x invece di t non cambia nulla. Una volta che c'è integrato sopra, la variabile di integrazione è muta. Quindi qua non è altro che uno sviluppa l'integrale di sinistra, sviluppa l'integrale di destra e osserva che sono uguali. Ok? Bene. Adesso andiamo a fare la prima formula. Ora, guardate bene che in realtà noi anche la prima formula l'abbiamo dimostrata. L'abbiamo già dimostrata. Perché? Cioè, ma abbiamo dimostrato la seconda formula, non la prima. Ma io non posso scambiare di ruolo x e y. Certo, a patto che l'insieme sia a bandiera anche rispetto all'altro. Cioè, se l'insieme, facciamo un esempio, l'insieme era una un cerchio, allora io lo posso vedere come insieme a bandiera, vedete, i due lati verticali diventano due punti. Questa è la funzione di sopra e questa è la funzione di sopra. Oppure posso vederlo come insieme a bandiera rispetto a y. Lo giro di 90 gradi, c'è una funzione di sopra e una funzione di sopra. Quindi, in moltissimi casi, quando l'insieme si può descrivere come insieme a bandiera rispetto a tutti e due gli assi, io mi metto la variabile che mi interessa, diciamo, rispetto a quale stavo facendo la derivata parziale, come seconda, e quindi siccome l'integrale, diciamo, la seconda forma di caso prima l'ho dimostrata, la cosa funziona anche nella prima forma, cioè scambiando il ruolo delle due variabili. Tuttavia uno può dire, però se l'insieme è a bandiera solo, come quell'insieme di là, no? Quello è a bandiera solo rispetto a x. Però in realtà capite bene che io posso dividere questo insieme in un certo numero finito di insiemi, per esempio da qua fino a qua. Questo insieme si può vedere anche, cioè questo pezzo qua è a bandiera anche rispetto all'asse y, questo pezzo qua è a bandiera rispetto anche all'asse y, così via. Cioè posso dividerlo in tanti piccoli insiemi che sono a bandiera anche rispetto all'altro asse. Poi bisognerebbe fare il teorema per tutti quegli insiemi, già ce l'abbiamo dimostrato, poi sommare e vedere che alla fine la somma di tutti quei risultati mi dà il risultato della prova. Non lo faccio, faccio meno fatica a dimostrarlo nell'altro modo. Ok? Però di fatto, una volta che avete dimostrato rispetto a una variabile, praticamente è come se l'aveste dimostrato anche rispetto all'altra. Perché dico questo? Non per sfizio, perché nell'altra dimostrazione dobbiamo ricorrere a un risultato che non dimostriamo fino in fondo, cioè alla derivazione sotto il segno di integrale. Ok? Questo risultato lo dimostriamo solo in parte e quindi uno potrebbe rimanere poco convinto, però diciamo, siccome la cosa, quando l'insieme a bandiera rispetto a tutte e due deve funzionare rispetto a tutte e due, quindi le forme devono funzionare rispetto a tutte e due, uno si convince meglio, perché, capito, cioè quel risultato che andiamo a dire, anche se non lo dimostriamo completamente, è sicuro che deve funzionare in tutti i casi. In realtà capisco che sia un discorso un po' contorto, però non abbiamo il tempo di approfondire. Ok, allora in questo caso l'integrale che io voglio sviluppare è questo. L'integrale che io voglio sviluppare è questo qua.
Allora, come vedete, l'integrale doppio si sviluppa esattamente allo stesso modo. Qual è il problema? Mentre prima qua la derivata era rispetto a y, quindi l'integrale si poteva fare perché era in y, adesso la derivata è rispetto a x. Allora io qua non so come fare l'integrale. Allora, una cosa che uno potrebbe dire è: questa derivata si può portare fuori dai segni integrali. Un momento, in qualche modo questo è vero, però quando la portiamo fuori del segno di integrale, e questa è la parte che non dimostreremo fino in fondo, bisogna anche tener conto del fatto che questa è una derivata parziale, mentre qui ci sta una dipendenza da x anche negli estremi. Quindi per portare quella derivata fuori, non è che io prendo la derivata, la porto fuori e sta a posto. No, ci sono dei pezzi che escono in conto. Quindi per adesso questo, non sapendo né leggere né scrivere, lo lasciamo così. Ok? Osservate questo, che questa funzione qua è una funzione che chiamiamo g di x. Di questa funzione, una volta che è integrata in dy, da chi dipende? Solo da x. Ok? Fino a qua ci siamo? Ok. Anzi, chiamiamola g piccolo. Adesso allora andiamo a sviluppare l'altro. Per andare a sviluppare l'altro cosa dobbiamo andare a scrivere? Dobbiamo andare a scrivere integrale su dt di f per mi con 1 in ds. Allora, cominciamo a scrivere il primo pezzo, integrale tra a e b. Prima parametrizzazione, f di t alfa di t. Poi ci devo mettere mi con 1. Mi con 1 chi è? Allora, ni, se lo andate a guardare, è alfa primo meno 1 fratto quella radice. Quindi qua ci devo mettere alfa primo di t, poi devo dividere per la radice, però è inutile che divido per la radice, perché già dall'altra volta mi ricordo che qua ci devo mettere ds, chi è ds? La stessa radice per dt. Quindi le due radici si semplificano come nell'altro caso, l'unica cosa che cambia è che al numeratore invece di avere meno primo, meno 1, ho alfa primo. Poi, più meno l'integrale tra a e b di f di t beta di t beta prima di t, perché stavolta al numeratore invece di avere più 1 c'ho meno beta prima. Poi c'ho più l'integrale tra alfa di t e beta di t di f di t t per mi 1, ma mi 1 in questo caso è 1, meno integrale tra alfa di a e beta di a di f di a quindi gli integrali sono questi quattro qua, vedete qua mi 1 qua fa alfa prima, qua fa meno beta prima, qua fa 1 e qua fa meno 1. La normalizzazione non ce la metto, perché quella normalizzazione è esattamente quella che se ne va quando ci metto, vabbè, questa è norma di definiti, che se ne va con norma di definiti. Qua la stessa cosa, qua non c'è, però la norma di definiti in quel caso vale 1, non c'è neanche, il resto non c'è. Chiaro fino a qua? Quindi uno adesso ha questo integrale qua e vuole sapere come diamine da un singolo integrale doppio escano fuori quei quattro pezzi. Ok? Allora, qual è la questione?
Allora, la questione è questa qui. Andiamo a vedere, chiamiamo g grande di x allora non la voglio chiamare g grande perché sennò sembra che la derivata debba fare g piccolo, chiamiamola h grande di x, la funzione integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y di x. Cioè, semplicemente rispetto alla g piccolo ci abbiamo tolto la derivata. Allora, per capire che relazione c'è tra la h e la g, questa è una funzione di una variabile, quindi si può provare a derivare. Ok? Allora, questa qua come la posso vedere? La posso vedere anche come una funzione L di x, alfa di x, beta di x, dove la funzione L di x, u e v è uguale all'integrale tra u e v di f di x, y e v. È chiaro che se io qua ci metto alfa di x al posto di u, qua ci metto beta di x al posto di v, allora come si fa h' di x? Questa funzione è qua, quindi h di x chi è? È L di x alfa di x beta di x. Allora, come si fa h' di x? Come si fa? Se vi ricordate la regola dello jacobiano della funzione composta, io devo fare lo jacobiano di L. Chi è lo jacobiano di L? La derivata parziale rispetto a x, la derivata parziale rispetto a u, la derivata parziale rispetto a v, che quella è una funzione da retrainer. Per lo jacobiano di questo. Ma gli obiettivi di queste chi è? 1 alfa primo beta primo, e di questa va da R in R, questa va da R in R e questa va da R in R. Come si fa il prodotto di composizione? Che abbiamo di fare il prodotto della matrice, cioè quando andate a fare una derivata questa vi viene L in dx calcolato in x alfa di x beta di x più la derivata di L rispetto a u chi è? F di x u, che questa è la derivata che viene dal col meno, che è esattamente il teorema fondamentale del calcolo integer. Quindi qua mi viene meno f di x alfa di x per alfa primo di x più f di x beta di x per beta primo. Che poi una volta che ho fatto L di x u è f di x meno f di x u, quando vado a sostituire u uguale alfa di x mi devo ricordare poi di fare la derivata della funzione composta. Quindi h' si fa così, ok? Quindi io cosa posso scrivere qua? Posso scrivere che la derivata rispetto a x di integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y in dy a chi è uguale? Questa chi è? Questa è h, la derivata rispetto a x è h'. Questa chi è? Se io faccio la derivata parziale di L rispetto a x, la derivata parziale di L rispetto a x significa derivare questa cosa qui parzialmente rispetto a x, significa cioè questi tenerli come costanti e derivare soltanto se la derivata effettivamente qua casca l'asino, cioè non l'abbiamo dimostrato ma si può effettivamente portare sotto il segno integrale, questo pezzo qua
è esattamente quello che ho chiamato g di x. Vedete? Esattamente quello con la derivata parziale rispetto a x portato sotto segno. Quindi questa qua è uguale a quella che ho chiamato g piccolo di x più f di x beta di x beta primo di x meno f di x alfa di x alfa primo di x. Adesso cosa ci rimane da fare? Beh, non ci rimane da fare altro che integrare tra a e b. Queste due quantità sono uguali per ogni x. Andiamo a integrare tra a e b. Se sono uguali, ci faccio l'integrale sopra e devono rimanere uguali. Allora, guardate che allora questa chi era? Questa, se vi ricordate, quello che sta sotto il segno integrale è h' di x. Quando lo integro tra a e b, quanto fa? Farà h di x valutato tra a e b. Quindi l'integrale tra a e b di g di x quanto fa? Fa h di b meno h di a. Questo integrale è uguale a questo, che è h di b meno h di a, più questi due pezzi portati all'altra parte. Quindi più integrale tra a e b di f di x, alfa primo di x, dx, meno integrale tra a e b di f di x beta di x beta b x. Adesso andiamo a vedere se ci troviamo. Quindi mi devo trovare questi quattro pezzi. Allora, questo pezzo ci sta? Questo pezzo ci sta? Meno integrale tra a e b di f di t beta di t beta prima di t in t meno integrale tra a e b f di x beta di x beta prima di x in dx. Questo pezzo ci sta, si chiama t invece che x, ma è uguale. Questo pezzo ci sta pure col segno giusto. Allora, quindi questo qua ci sta. Mi rimane da vedere gli altri due. Questi sono qua, e però là ci sta h di b meno h di a. Chi è h di b? Chi è h di b? È integrale tra alfa di b e beta di b, basta mettere b qua dentro, di f di b di y in dx. E invece qua chi ci trova? Integrale alfa di b e beta di f di b di t in dx. È la stessa cosa. Quindi anche questo pezzo di stanza. H di a è la stessa cosa, ci mettete a invece che b, però vi trovate col segno meno, perché h di b meno h di a, quindi anche questo pezzo è qua. E la fine è dimostrata. Chiaro? Quindi capisco che purtroppo sia più lungo, e capisco che comunque quando andiamo a scrivere la formula di derivazione di h, questa formula è più complicata perché richiede l'applicazione dello jacobiano della funzione composta, però alla fine viene tutto. Okay. Sempre in modo del fatto che diciamo, però cosa si può portare sotto il segno integrale? Cioè, quando io derivo questa espressione
Non posso portare direttamente la derivata sul disegno integrale, perché qua la dipendenza da x ce l'ho in tre posti, nella x, nella u e nella v. Allora, prima devo separare le varianti. Questa la lascio x, questa la chiamo u e questa la chiamo v. Allora, la derivata parziale rispetto a x la posso portare sul disegno integrale. Poi per calcolare gli altri pezzi devo derivare rispetto a u e poi devo calcolare la derivata di u, moltiplicare per la derivata di u rispetto a x. Siccome u è uguale a alfa di x, la derivata rispetto a u è f di x meno f di x u, cioè meno f di x alfa di x per alfa primo di x. E l'altro pezzo è più f di x beta di x per beta primo di x. E perciò mi escono quegli altri punti. Ma una volta che faccio i conti nella maniera giusta, i pezzi coincidono perfettamente. Poi, allora, qui abbiamo due problemi. Uno è di sostanza, capire che queste formule sono giuste, e l'altro è di memorizzazione. La sostanza ci siamo convinti perché, allora, c'è una simmetria nelle formule, cioè se io faccio la derivata rispetto a x devo integrare lungo il bordo, cioè lungo la frontiera di t, cosa devo integrare? F per la componente della normale esterna rispetto a x. Se faccio la derivata rispetto a y devo integrare f per la normale esterna rispetto a y. È pacifico. Nel caso della seconda formula, semplicemente il calcolo è immediato. Nel caso della prima formula, devo usare questa derivata composta, ma perché sennò le cose non durano. Semplicemente un fatto tecnico. Quindi dal punto di vista di memorizzazione io so quando deve fare e poi quando vado a fare le derivate devo stare un attimo attento nel calcolare le derivate della funzione composta, perché sennò affinché le cose tornino, e l'unico modo affinché le cose tornino è questo qua. Quindi in qualche modo mi convinco, anche se non l'ho pienamente dimostrato, che quella derivata, quando è parziale rispetto a x, si può portare sotto il segno integrale. Quando è totale, no, perché devo tenere conto che all'estrema integrazione ci sta pure la x. Chiaro? Cioè, se io ho separato le variabili, le ho chiamate x, l'estrema integrazione basso l'ho chiamato u, che poi dopo lo richiamerò alfa di x, e v, che poi dopo richiamerò beta di x, allora la derivata parziale rispetto a x, siccome quelli, a quel punto l'estrema integrazione sono u e v, la derivata parziale rispetto a x, u e v sono costanti, la posso portare lì. Ma la derivata totale invece si deve fare con la somma di tre pezzi. Una volta che faccio la somma di tre pezzi, sostituisco e porto dall'altra parte, le cose funzionano. Provatelo, provatelo a rifare, vi impratichite un po' tutto, e sicuramente non vi fa male. Ok.